Sarebbe scontato dire che ci troviamo davanti a due ragazze eccezionali, ma così è. Emanuela, la beretta, la nostra mano. Col suo modo di rapportarsi agli altri, col suo innato istinto di voler rendere la vita più semplice a tutti. Da fratello minore, crescere avendo accanto Emanuela ha significato per me avere costantemente un modello, un esempio a cui tendere e da cui imparare qualcosa. In particolare è stato il significato del voler bene in maniera costante, con i gesti, con la presenza, in maniera disinteressata e affidabile. Roberto, Roby, il chiotto. L'anima della festa per i più, ma per chi lo conosce a fondo è soprattutto un ragazzo solido, concreto. Un ragazzo affidabile che ha sempre avuto il coraggio di mostrarsi anche nelle sue debolezze. You carry the weight of the world on your shoulder. Roberto ha saputo entrare a far parte della mia famiglia con i suoi pregi di grande affidabilità, educazione, gentilezza e sensibilità per ognuno di noi, e di conseguenza ad Emanuela si è aggiunto un altro esempio e un altro fratello. It's extravagant. It doesn't make sense. Carissimi Emanuela e Roberto, finalmente è giunto questo momento in cui il vostro amore viene consacrato nel Signore. E quali sono gli elementi che possono dare solidità alla vostra unione? La condivisione della vita, dei sentimenti, dei progetti, la condivisione di tutto. E poi la fedeltà, la generosità verso altri. You don't essere nel giorno del loro matrimonio, dopo del tempo passato a seguire le loro orme, a fianco loro testimoniare questo amore splendido di fronte insieme alle persone che amiamo, a cui vogliamo bene, non è solo una grandissima gioia, ma è anche un grande onore. Della grande felicità che entrambi si meritano. Ecco, cari sposi, è tutto qua il segreto. Lo dico a loro, ma lo dico anche a tutti quelli che sono sposi qui presenti, eh? E questo è il segreto del sacramento del matrimonio. Ravvivatelo ogni giorno. Carissimi, auguri, buon cammino. Emanuela, ricevi questo anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Roberto, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. We'll be right back.
Il mio augurio per voi è di non smettere mai di conoscervi, di essere sempre curiosi l'uno dell'altro, di non alzare mai muri e, quando capiterà, di avere sempre voglia di fare quella battutina, quella vocina che tanto fa ridere l'altro per ritrovare la pace. Fate in modo che questa voglia vi accompagni sempre. Ragazzi eccezionali? Sì. Figli eccezionali, nipoti eccezionali, amici rari. È stata una giornata stupenda. Quello che voglio dirvi è grazie di essere qua, semplicemente. Non so dire altro, veramente. Grazie.